hanno fatto bene, abbiamo lavorato tanto questi 4 giorni su diciamo, concetti nuovi, però come dicevate voi, no, sono giocatori che hanno fatto questo in passato, a momenti e ti rimane in testa questa cosa qua. Poi ci sono magari altri che oggi non hanno giocato, che comunque li cambi completamente, fanno un po' più di fatica di ricordarsi, di imparare subito. Per lunghi tratti penso molto bene, un po' secondo tempo mi sembra che stavamo calando un po' di intensità sia di possesso palla sia di difesa, e c'è da lavorare su questi concetti. Ho fatto allenamento perché sul gioco Daniele cioè, cambi un po', però Daniele già faceva tre, certe situazioni si ripetevano, gli ho fatto vedere quello che facevano prima, che va bene, che non bisogna cambiare. Certe cose sapete come sono, voglio farle un po' ancora a distanze, si possono migliorare certi momenti, però ho visto specialmente primo tempo, cioè, belli alti, anticipi, aggressività, posizioni, come ho detto c'è un po' da migliorare certe, proprio certe posizioni, come devi stare quando vai a conquistare palla, però sono giocatori anche abbastanza esperti, riescono ad adattarsi velocemente. Ecco Ivan, dimmi, detto fra di noi, no? Come se non ci sentisse nessuno, qual è stata la cosa più difficile in questi 4 giorni e la cosa più facile di questi 4 giorni? Ma facile era allenarli, perché è una squadra ben allenata, professionisti seri che vogliono fare bene. Sinceramente più difficile per me era, cioè, che loro erano tristi, cioè esonero di De Rossi per loro era una grande tristezza, perché ci tenevano tanto, specialmente vecchia guardia, no? Cioè, che lo conoscevano da anni, sono rimasti tristi, e alzarli dell'animo, questo magari è stato difficile, no? Però sono stati anche molto sinceri con me, che a dirmi che sono tristi, no? Perché non è facile con un nuovo allenatore, e penso che siamo riusciti a rialzarli emotivamente in questi 4-5 giorni. Ricky Buscaglia. Stiamo ancora sull'emotività di questa partita, e è uscito tra i fischi Pellegrini, è uscito tra i fischi Cristante. Volevo capire, lei che ha il polso della situazione, come vede questi giocatori anche dal punto di vista emotivo. Ma questi sono grandissimi professionisti, come ho detto, quelli che sono rimasti più tristi sono loro, vecchia guardia, se si pensa che non hanno dato tutto, non lo so, ma questi, cioè, si allenano benissimo, si curano, volevano anche prima dare tutto, fare tutto per il meglio, andava male, sono rimasti male, ma sono professionisti top, cioè in questi giorni, ma percepisci subito il modo di allenarsi, di comportarsi, di parlarti con la sincerità totale, mi sono piaciuti molto, sono convinto che cambieranno l'idea alla gente. Poco fa il Sharawi ci ha detto che oggi, dopo questa settimana, contava solamente una cosa: risultato, vincere, portare a casa i 3 punti e questa vittoria. A chiudere una settimana complicatissima, ma a chiudere anche una domenica complicatissima, vista la notizia di stamattina delle dimissioni del vostro CEO. Lei come ha colto questa notizia? No, con tristezza, perché quando sono cose familiari, veramente si succede a me, che magari si parla di figli e tanta compressione per lei, cioè mi dispiace molto per lei che ha vissuto questo momento. La squadra alla fine si deve concentrare sul campo, tutti noi pensare a allenarsi bene, giocare, poi organizzazione societaria a Trigoria è di altissimi livelli, cioè qua veramente il livello è molto alto, non manca niente, bisogna concentrarsi di allenamento, allenarsi bene, giocare bene, quello è il nostro lavoro.